In questo nuovo millennio, la plastica, il surriscaldamento globale e le politiche che pensano ancora ai propri interessi, ignorando l'ambiente, abbiamo voluto documentarvi e partecipare attivamente ad una delle tante pulizie spiagge, grazie al contributo dei nostri amici Dario, Fabrizio e della banda riciclante, composta da Agata, Debora e Mario. Tra i tanti rifiuti rimossi, i principali sono stati centinaia di pezzi di polistirolo, resti delle cassette del pesce, che dovrebbero essere ormai bandite dalle politiche ambientali, come tanti pezzi e resti di reti provenienti dagli allevamenti di cozze, bottiglie di plastica e vetro. In questi giorni, la Regione Puglia ha imposto il divieto di utilizzare la plastica per tutte le attività commerciali costiere, mentre la regione Molise ad oggi sembrerebbe essere ancora lontana da questa iniziativa. A questo punto non ci rimane altro che intervistare questi ragazzi speciali. Diamo il benvenuto a Dario Porzio. Buongiorno a tutti, sono Dario Porzi, il presidente del Trabucco Surf Club di Termoli, un gruppo di amici che ama il mare, lo difende e lo vive. E oggi qui siamo in collaborazione con insieme a un'associazione che si chiama Banda Riciclante, che gira in Italia insieme ai bambini delle scuole a riciclare la plastica e a farci delle sculture. E insieme a loro i bambini della Oddo Bernacchia. Siamo qui perché ogni anno dal 21 al 24 marzo la nostra associazione, in collaborazione con la Surf Rider Europa, organizza un evento di pulizia del mare, dei fiumi, insomma dei vari tratti dove comunque vediamo dei rifiuti. E quest'anno abbiamo fatto questa collaborazione con questa associazione, la Oddo Bernacchia. Loro cercavano un'associazione su Termoli, e ci siamo messi avanti noi perché comunque lo viviamo il posto. E insieme stiamo facendo questo evento. Ci saranno l'evento di oggi, poi ci sarà un evento domani e anche sabato ci sarà la sfilata con gli alunni con le sculture che hanno fatto, che partirà da Oddo Bernacchia e entrerà al castello, sotto qui sotto il castello. Sarà presente anche probabilmente un pescatore storico di Termoli che spiegherà i problemi dell'inquinamento della pesca e i suoi derivati. Da parte nostra sono anni che denunciamo lo stato di abbandono ed incuria di molte delle nostre spiagge libere presenti sul litorale. Crediamo che queste realtà potrebbero creare posti di lavoro per i giovani e nello stesso tempo tutelarle e tenerle pulite per tutto l'anno. Fondi una porta aperta, diciamo, perché io penso che le spiagge libere appartengono alle persone, no? Non devono essere murate o robe varie. Ad esempio qui abbiamo un perfetto esempio della vecchia spiaggia di Termoli che con questa scogliera è stata tirata fuori nuovamente, che dovrebbe essere, diciamo, un po' più pulita, perché comunque dall'immagine dal Borgo Antico fa vedere l'immagine della città comunque. Altre spiagge a nord sempre, diciamo, chiuse, dove ci sono ombrelloni, non si sa di chi, però ci sono questi ombrelloni. Per quanto riguarda noi come associazione sarebbe bello avere degli accessi alla spiaggia, perché magari non facciamo surf tutto l'anno, però ci tocca fare dei chilometri, magari per trovare un posto per entrare in spiaggia ed è difficoltoso perché magari non hai nessuna possibilità di entrare. Quello che dico alle nostre istituzioni che ci sono e che verranno, sfruttate di più le spiagge libere, perché così abbiamo la possibilità anche di creare i posti di lavoro, i giovani non vanno fuori. Che dirvi, veniteci a trovare più spesso, perché Termoli è bella e è accogliente. Grazie. Ma soprattutto darla ai giovani che tengono alle nostre spiagge e alla nostra città. Ok, anche questo ti lo conferma, perché penso che la maggior parte di noi che vive il mare gli piacerebbe avere un'attività, creare un'attività e dare comunque possibilità ad altre persone la stagione di dire, oh, sai che c'è, non vado a farmi 1.000 km per trovare un lavoro, ma sto nella mia città e faccio qualcosa per la mia città. Ciao, io sono Agata, lei è Debora e lui è Mario. E insieme facciamo parte del Teatro dei Mignoli, un'associazione di Bologna che ha lanciato un progetto chiamato Banda Riciclante. Quest'anno il nostro progetto ha il titolo di
lotta al piccolo rifiuto e ci concentriamo sulla sensibilizzazione verso il problema dell'inquinamento dei fondali marini e delle acque e della troppa plastica che consumiamo. E per farlo abbiamo portato 3 classi sulla spiaggia di Termoli per raccogliere insieme i rifiuti e farli diventare un qualcosa di bello, almeno esteticamente. E poi chiaramente tutto il resto lo portiamo via e speriamo di lasciarla pulita e soprattutto di lasciare un segnino che sboccerà nel cuore e nelle menti di questi ragazzi che stanno partecipando. Ciao, io sono Deborah e in arte Ilto per oggi, per il personaggio della banda riciclante. Appunto, si tratta di una tournée di supereroi riciclanti che hanno ciascuno un superpotere circa il riutilizzo, il riciclo della spazzatura. E si tratta quindi di una sorta di insomma, arriviamo dentro le scuole, passiamo la prima giornata a ripulire tutta quanta la spiaggia, creando sin da subito delle installazioni artistiche con i rifiuti più belli che abbiamo trovato sulla spiaggia, oltre a pulirla tutta quanta. Il secondo giorno ci occupiamo di fare della formazione ai ragazzi tramite quelle che sono le nostre specialità, ovvero il teatro, la musica e l'arte e la scultura. E il terzo giorno finisce con una grande parata dove continuiamo a riciclare, mettiamo in scena le cose che abbiamo imparato durante i giorni e appunto si finisce inaugurando le installazioni di rifiuti. Ciao, io sono Mario, in arte Akisum, mi occupo del riciclo e quindi di trovare oggetti che abbiano una potenzialità sonora e creiamo musica e suoni organizzati per creare appunto la colonna sonora di questa parata finale del nostro progetto. Spiagge libere, vittime di incivili e di rifiuti provenienti dal mare e che oggi resistono grazie al volontariato di queste persone che dovrebbero avere un posto in prima fila nelle amministrazioni locali. Da Ezio Varrassi, Termoli, per il momento è tutto, un saluto, a presto.